Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Inbox Italia. Oggi vi mostro come mettere la beta pubblica sul vostro iPad. Andate su Safari e una volta premuto il tab di ricerca scrivete beta.apple.com, premete invio. In base a quando lo farete potreste trovarvi degli errori su questo sito, io ne ho trovati parecchi. Basterà ricaricare la pagina oppure premere sulla barra e premere di nuovo invio così che lui ricarichi il tutto. A volte vi va subito, altre volte no. Quello che dovete fare è o fare sign up oppure sign in se avete già effettuato un login precedentemente su questo sito. Nel mio caso sign in perché l'ho già fatto. Frequenti errori, però a furia di ricaricare la pagina riesco finalmente a fare login. Fate login con il vostro Apple ID e la vostra password. Vi continuerà a dare degli errori, continuate a ricaricare la pagina, almeno questo è quello che è successo a me. Fin tanto che non arrivate qui, dove vi viene spiegato un po' di cose, in particolar modo come fare. Fate sempre un backup. La pagina non è disponibile in italiano. Fate un backup del vostro iPad prima di farla, attenzione, un backup su iTunes, così che possiate tornare poi indietro quando volete. Anche la pagina stessa ve lo scrive. Se compare scritto in alto a destra sign out, siete giusti, premete enroll your device ed eccoci qua, soliti messaggi di errore ripetuti, ma finalmente riusciamo a entrare nella nostra pagina. Penso che tutti questi errori siano dovuti al fatto che l'ho fatto appena era uscita la beta pubblica, perciò magari se voi lo fate adesso questi errori già non li trovate più. Questa è la pagina corretta che vi permette di installare il profilo. Premendo il pulsantino blu vi ritroverete poi dentro generali il vostro profilo installato. Eccolo là, profilo. Ci premete sopra e vedete che è verificato ed è proprio prodotto da Apple. Bene, detto ciò, in aggiornamento vi ritroverete, aggiornamento software, vi ritroverete l'iPadOS 13 Public Beta. Premete il tasto per installare. Ci saranno un po' di riavvii, accensioni. Al termine, versione iOS 13. La conferma, anche la possibilità di metterlo in modalità aspetto scuro, aspetto chiaro, dark mode, che sinceramente io non riesco a tenerla, la possibilità di averla anche dal tramonto all'alba oppure personalizzata, non riesco a tenerla perché mi dà fastidio tutto scuro e non ce la faccio. Secondo me alcune app poi, tipo le mail o altre, non mi piacciono. Potete anche mettere lo schermo con zoom come visualizzazione standard, mentre qui vi mostro una funzione fantastica. Applicazione file, prendiamo subito il cavo per esempio di alimentazione del nostro iPad e connettiamoci un SSD. Lo vediamo qua nella barra di sinistra, possiamo entrare nelle cartelle, tenendo premuto compare questo mega menu, possiamo rinominare le nostre cartelle, ecco fatto. Possiamo scrollare grazie alla nuova barra laterale. Una volta dentro possiamo vedere file praticamente di ogni tipo, non proprio tutti. Tenendo premute compare di nuovo questo menu e ci permette, per esempio cliccando su info, di vedere veramente molti dati. Niente male, questi sono i metadati, data di creazione, di modifica, i nostri tag. E ora via con una chiavetta USB di tipo C. Zip, clicchiamo e questo lo apre, ma lo può anche ricompattare volendo. Attenzione, l'USB di tipo C l'abbiamo formattata sia in FAT32 che in macOS esteso, infatti due partizioni. Come vedete, la maggior parte dei file sono visibili. Eccoci, attenzione che il file system NTFS non dovrebbe essere supportato. Ma proviamo a connettere un hard disk tramite adattatore SATEKI. Ecco qui, mi aiuto con la pencil, la possibilità di vedere veramente una moltitudine di file al suo interno. Unica pecca, per esempio qua dentro ho diversi file che sono filmati QuickTime, non vengono aperti neanche con l'applicazione VLC. Tenendo premuto, nuova cartella, volendo la possiamo creare direttamente da qua, gli diamo un nome, esperimento. La clicchiamo, vediamo che è vuota, possiamo uscire e rientrare tenendo premuto scansione documenti, veramente simpatica. Tenendo giù le nostre icone troviamo la suddivisione nome, data, dimensioni, tipo e tag e queste barre laterali invece ci danno più tipi di visualizzazione. Questa è la mia preferita perché mi permette di avere subito i metadata di qualsiasi singolo file io vado ad aprire. Non solo, oltre alla possibilità di editarlo con l'Apple Pencil abbiamo questi nuovi menu di condivisione, la possibilità di orientarlo o di trasformarlo in PDF come vi mostro qui. Questa clip che avete appena visto fa parte di un video fatto in collaborazione con Niccolò Comerlato, vi metto il link in descrizione, ma ora vediamo come connettere un controller al nostro iPad con iOS 13 o con iPadOS. Allora, impostazioni, Bluetooth, ok? Premiamo il tasto Share e il tasto PlayStation insieme, vedremo un flash
bianco dietro il joystick. Ecco, il controller è stato rilevato, lo premiamo, luce rosa. Benissimo, abbinamento effettuato, niente di più semplice. E ora non resta che provarlo con qualche gioco. Io per esempio ho scaricato Bully, Scholarship Edition mi sembra, e proviamolo. Ecco qua che carica. Su iPad Pro 12.9, come questo qui che sto usando io, veramente le immagini, ma soprattutto l'audio, mi ha veramente stupito. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Ecco qua l'animazione iniziale, Rockstar Games. Non so quanti di voi conoscono questo gioco, è un po' vecchiotto, però boh, è veramente simpatico. Andiamo avanti un po' tutti questi video e proviamo a vedere come funziona. Gli diamo ok con il dito e via con il nostro joystick. Portiamolo un po' su, eccolo qua. Vediamo un po' e funziona, funziona. Devo prendere un po' di mestichezza con i tasti. Ok, questo non scappiamo, che qua la vedo bruttissima. Via 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 via, ci rifugiamo là dentro, aiuto, non so, entriamo, non so entrare, non so entrare, non so entrare, non so entrare, non so entrato, benissimo. Ok, beh, chiaramente bisogna prendere dimestichezza con i tasti del controller, però finalmente poterlo utilizzare. Mi ricordo che ai tempi solamente col jailbreak si poteva fare una cosa del genere e comunque non era proprio molto intuitivo e facile eseguirlo. Perciò ad adesso vi portate dietro il joystick dell'Xbox o della PlayStation 4 e avete con voi una console da gioco, perché alla fine... Ok, questo gioco qui ha una grafica magari un po' vecchierella, essendo un remastered, però veramente top. Una cosa che ho notato in questo gioco comunque è che se io entro nel menu, adesso ve lo mostro, se entro nel menu non funzionano i pulsanti, menu chiaramente col tasto Option, però qua niente, devo arrangiarmi con le dita. Proviamone un altro. Ho scaricato Need for Speed, amanti delle macchine, spero che siate tutti qui. No Limits, un gioco che costantemente riceve degli aggiornamenti. Andiamo a trovare il modo per fare una gara veloce. Come vedete mi sto muovendo col dito perché non mi sembra che prenda altri controller. Che prende il controller, insomma, non mi sembra che lo veda. E difatti vi anticipo la sorpresa che avrete tra pochi secondi: l'auto accelera da sola, ma Need for Speed non è tra i giochi compatibili. Difatti l'accelerazione non va, o meglio, accelera solo, come detto, però se io provo a sterzare con l'analogico sinistro non succede niente. Nelle impostazioni, se vado a cercare comandi, non compare nulla che faccia capire che si possa abbinare un controller. Proviamo Fortnite, che non è un gioco che mi appartiene, difatti ci ho messo 10 secoli per poter avviare una sessione di gioco. Molti di voi conosceranno il messaggio che vi sto per mostrare. Difatti, se prendo in mano il joystick e premo qualcosa, input bloccato. Difatti, per il momento non è compatibile. Tutti i tasti a schermo funzionano ovviamente, però il controller viene visto, perché viene visto altrimenti non mi direbbe input bloccato, ma anche quando sono a terra non funziona niente. Non resta che provare qualcos'altro, molti di voi conosceranno questo suono, e Real Racing 3. Subito rilevato, controller di gioco DualShock 4, benissimo, bene, così ci piace. Questo è un gioco compatibile al 100%, anche nei menu riesco a muovermi direttamente con il controller, ottimo. Una cosa che odio di questi giochi è che devo fare 8 miliardi di manovre prima di entrare in una partita giocabile. Pubblicità, eccolo. Vabbè, dai, siamo dentro, vediamo se funziona. Io sono molto entusiasta di questa funzionalità di iPadOS, sinceramente. Ok, si parte. Tra l'altro non ricordavo questa super grafica su Real Racing 3, molto fedele, mi piace. Lasciate un like, ragazzi, ricordatevi. Tra l'altro vi consiglio anche di iscrivervi sul mio canale, non solo su YouTube, ma sul mio canale profilo Instagram. Non so perché lo chiamo canale, profilo Instagram. Modalità fotografica, addirittura bella fluida su iPad. Ragazzi, se avete domande scrivetemele qua sotto, se ci sono altre cose che volete vedere di questo iPadOS, io ce l'ho, lo sto usando ogni giorno, è molto stabile,
qui un video consigliato e il bottone per iscrivervi. Ragazzi, ci vediamo molto presto in un altro video. Ciao!